pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Perdonate l'assenza di ieri, ma da qualche giorno ho l'influenza e lunedì avevo oltre 38 di febbre, neanche la voce è granché, ma non fateci caso. In questo podcast non mi sono mai occupato di calcio, almeno fin qui, almeno non ricordo di essermene mai occupato. Sarà che è un argomento divisivo, come si dice con una brutta parola, sarà che di commenti sportivi ce n'è già in abbondanza. Stavolta però faccio un'eccezione e da interista sento di fare i complimenti alla Fiorentina, non soltanto per la recente vittoria contro la Lazio in casa, lo so, a abbondano le perplessità tra i tifosi viola. Il mio amico e collega Andrea Trapani è convinto che la squadra sia partita malissimo quest'anno. Io invece penso che la Fiorentina abbia soltanto bisogno di tempo per organizzarsi. C'è un allenatore nuovo, un modulo nuovo, tanti giocatori nuovi, quasi tutti titolari. È inevitabile che serva del tempo per adattarsi e i problemi maggiori mi pare che siano per ora nella fase difensiva. Comunque, il calciomercato della Fiorentina è stato competitivo e approfondito. Albert Gudmundsson e Moise Kean sono una notevole coppia d'attacco. Andrea Colpani è partito un po' in ritardo, ma già nell'ultima partita mi è sembrato più brillante, ritrovando la consueta eleganza in mezzo al campo. Danilo Cataldi l'ho visto reattivo già dalla prima partita, in campo appena 24 ore dopo l'ingaggio da parte della Fiorentina, e da amante del calcio inglese sono molto divertito da David De Gea, campione internazionale. Robin Gosens, ex nerazzurro peraltro, è solido e sulla fascia dà vivacità all'azione offensiva. Insomma, per dirla tutta, se quest'anno capitano delle occasioni, andrò a vedere la Fiorentina allo stadio perché ho l'impressione che sarà divertente. Spero di non far venire un colpo a qualche interista che segue le pecore elettriche, pronto a gridare allo scandalo. L'Inter resta l'Inter e le difficoltà che la squadra sta incontrando quest'anno, aggiungo, sono comprensibili. Non c'è da drammatizzare, io non mi aspetto che la squadra abbia la stessa prestazione dell'anno scorso, il miglior attacco, la miglior difesa, quasi sempre in testa alla classifica prima di vincere lo scudetto, ma questo semmai sarà materiale per un'altra puntata anomala, diciamo così, delle pecore elettriche. Gli esigenti tifosi della Fiorentina chiedono risultati dopo che la squadra ha peraltro rischiato di non accedere alla fase successiva della Conference League quest'anno, una coppa che la Fiorentina insegue da almeno 2 anni dopo aver giocato e perso 2 finali di seguito, prima con l'West Ham e poi con l'Olympiacos. Capisco il disappunto dei tifosi che vorrebbero vedere almeno un trofeo quest'anno, che so, la Coppa Italia, la Conference League appunto. La pazienza nel calcio è merce che scarseggia, come si capisce anche dai ritmi del calendario che impone una tale quantità di partite ai giocatori da chiedersi se non abbia qualche ragione chi chiede di rivedere il numero di incontri. Dice: di che si lamentano? Guadagnano milioni, è vero, ma i milioni non ti trasformano in un cyborg che non sente la fatica. Eppure, per tornare al punto, la pazienza è quello che serve di più quando ci sono obiettivi da realizzare. Vale per la politica, ma anche per il calcio. L'unica eccezione, se vogliamo chiamarla così, mi pare che riguardi lo stadio Artemio Franchi. Lì di pazienza ne è stata usata molta e il più paziente di tutti nei confronti del Comune di Firenze mi pare che sia stato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Ma anche questa è un'altra storia. Ciao, le pecore elettriche tornano domani, febbre permettendo.